c'è una gemma che risplende nel vasto tesoro delle eccellenze italiane. È uno smeraldo che prende il colore dei pascoli alti del bel paese, che trova nel Veneto una declinazione di valore assoluto. È l'alpeggio, dal quale nascono tradizioni fortissime e gusti impareggiabili, che vengono celebrati da sempre nell'altopiano. Proprio ad Asiago torna l'ormai storico appuntamento con Made in Malga, che riunisce alcune fra le più importanti realtà d'alpeggio di tutta Italia. Produttori di formaggio e altre tipicità provenienti rigorosamente da zone d'alpeggio proporranno da venerdì 6 a domenica 9 e da venerdì 13 a domenica 15 degustazioni, assaggi, corsi, focus e approfondimenti in tema. Il tutto nell'ottica della valorizzazione di un comparto, quello del turismo, che ormai è legato a filo doppio con il rito della monticazione e della casificazione in malga. Le malghe hanno la possibilità di potersi mettere in mostra. Qui c'è il meglio della produzione casearia dell'arco alpino e c'è il meglio della produzione casearia dell'Asiago DOP prodotto della montagna. Il rapporto fra turismo e prodotti tipici è sempre più importante e sull'altopiano la bellezza dei luoghi e l'esperienza dei casari sono un valore aggiunto. Le malghe molto spesso sono dei bellissimi agriturismi posti quasi sempre in luoghi meravigliosi con ampia veduta tra pascoli e boschi bellissimi. Quindi custodi della bellezza e della tradizione? Sì, custodi assolutamente sia della bellezza, perché se pensiamo che se non ci fossero le malghe questo altopiano non sarebbe assolutamente così bello, e di un'antichissima tradizione. Ci sono saperi e sapori antichi che si tramandano attraverso gesti che si tramandano di generazione in generazione. Anche l'amministrazione comunale si coccola al centro storico trasformato in un grande mercato dell'eccellenza di Malga e punta forte sul turismo legato all'alpeggio e ai suoi prodotti. Quest'anno ospiteremo l'evento nazionale dei formaggi d'alpeggio di montagna ad Asiago per due weekend. E l'importanza di consolidare questa manifestazione nel territorio e legare le produzioni agroalimentari al tessuto turistico nostro dà un valore e trova un valore assoluto in questa manifestazione. Lanciamo un appello a tutti gli amministratori locali perché guardino alle malghe apportando quegli investimenti necessari per consolidare il rapporto fra il turismo e la produzione agroalimentare.